canale Gameplays, un saluto dal vostro amico Salvo. In questa videoclip parliamo del gioco Tiny Tina Wonderlands, perché voglio specificare alcune cose, quindi spero che voi la potete vedere questa videoclip che sto pubblicando, perché voglio specificare meglio alcune cose. Allora, io sono un amante dei Borderlands, li ho platinati tutti, dal pre-sequel a Borderlands 3. Voi avete visto tutti i trofei pubblicati dei giochi che vi ho fatto vedere. Riuscirò pure a platinare questo, ci vorrà tempo, ci vorrà, ma riuscirò a platinarlo. Detto ciò, io ora sto incominciando a conoscere meglio il gioco. Sto incominciando a capire meglio i rami abilità, che adesso ho sbloccato tutti e due i rami, ma la cosa che mi ha fatto più arrabbiare, e voi lo sapete perché l'ho detto dal primo momento che ho pubblicato il primo video, è il fatto che non ci sia la lingua italiana. Perché sono arrabbiato? Per questo motivo, perché io giocando, è una mia limitazione ragazzi, non riesco a leggere e a giocare nello stesso tempo. Quindi sto giocando Tiny Tina Wonderlands senza capire la storia. E già questo mi dà molto, molto fastidio. Figuratevi, perché io avrei voluto che fosse come tutti gli altri Borderlands, che è stato parlato sempre in lingua italiana. Avrebbe avuto ancora più successo. Poi il fatto, perché mi arrivano anche i vostri messaggi tramite PlayStation, che siete rimasti delusi come me sul fatto che il gioco non sia parlato in italiano. Non che non vi piaccia, ma il fatto perché non è parlato in italiano e non ci state capendo anche voi una mazza come me. Detto ciò, e chiudendo le virgolette, ripeto, io dalla prossima live sto incominciando ora a farmare, perché per andare avanti purtroppo mi sono accorto che, come tutti i Borderlands, bisogna farmare. Quindi mi farò tutte le missioni secondarie, mi ripeterò alcune missioni già fatte, perché devo per forza farmare per andare avanti. È vero, lo sto giocando a normale, ma è il mio modo di giocare. Io inizio normale, poi aumenterò il livello di difficoltà. Una volta finito, poi aumenteremo il livello di difficoltà, che poi per il platino non c'è bisogno di fare il livello di difficoltà, lo posso finire anche e platinare anche a questo livello, perché mi sono visto i trofei. Ma non importa, perché io amo la sfida, poi mi organizzerò meglio. Allora ragazzi, era questo che volevo precisare, non voglio avere discussioni con nessuno, ci mancherebbe altro. Io ripeto, sono un patito di Borderlands, mi piace, se no non lo avrei mai comprato, non avrei mai giocato tutti gli altri. Quindi adesso io pubblico questo video, spero che voi vogliate commentare. Niente ragazzi, vi do appuntamento alla prossima live, all'episodio numero 7, dove faremo un po' di farming. Quindi adesso io vi saluto, pubblico il video, come sempre vi chiedo un bel like se volete sostenermi il canale ragazzi, e iscrivetevi se volete, io vi ringrazio sempre e comunque, quindi ciao, alla prossima ragazzi.